buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere qui. Soltanto un saluto, un benvenuto, spiegando in due parole qual è il senso di questa serata, come delle altre che stiamo organizzando insieme a Krampf, alle città Flow, insomma un mondo straordinario, ed è il fatto di poter unire il buon cibo, la buona musica in ambienti per noi particolari, straordinari. Qui siamo nella sala dell'Arengo, è la sala dove da 8 secoli si svolge la vita cittadina di Todi. Ha avuto varie funzioni, da teatro fino a sala appunto dell'Arengo, dove c'erano i podestà, prima i nobili, poi i podestà della città. Alle mie spalle c'è il sipario del Teatro Comunale di Todi, il primo sipario dopo la ristrutturazione del 1876, e rappresenta e raffigura l'arrivo dell'Ariosto a Todi, nello stesso palazzo sullo sfondo dove siamo noi oggi. Per noi oggi è un momento di particolare orgoglio, in primis per avere tutti voi come ospiti, poi per avere un gruppo straordinario su questo palco che si esibirà, ospiti, diciamo così, dal punto di vista gastronomico eccellentissimi, ma parleranno loro e quindi non voglio rubare. L'ultima segnalazione la voglio fare però per un motivo di grande orgoglio, perché i vini che beviamo stasera sono vini nostri in senso proprio del termine, perché c'è una cantina straordinaria, il cui titolare è Giovanni Palmucci, che è qui sotto, è una cantina Villa Sobrano, che è una delle massime espressioni del nostro vino. Con un grande sforzo, un grande lavoro, 2 anni fa abbiamo ottenuto la DOC Todi, in questo momento il vino nostro gira con il marchio Todi in tutto il mondo, e abbiamo il piacere di assaggiare stasera questi vini che sono straordinari, sono i vini nostri autoctoni, e quindi a cominciare dal Grechetto, che è forse il vino più peculiare, come diceva prima il vecchio, peculiaris est pudernis, insomma una storia millenaria, e poi i vini che sono i vini del centro Italia, insomma il Sangiovese, il Merlone, le varie composizioni. Lo volevo ringraziare perché è un partner importante di questa manifestazione, grazie a lui e agli imprenditori illuminati e straordinari stiamo crescendo e ne siamo veramente veramente felici. Grazie mille, non ve la faccio più lunga, buon appetito e buon divertimento. Grazie sindaco, passo un attimo la parola a Pier Giorgio Viveti, che è il direttore delle città Slow, per darci un po' il quadro della serata che abbiamo ad iniziare. Grazie a tutti e buonasera a tutti. Grande piacere, siamo di nuovo alla Sala dell'Arengo, ospiti di un sindaco Slow davvero di eccellenza, e grazie davvero a Antonio Ruggiano per il supporto che ci ha dato anche in questi anni, e grazie ai nostri ospiti della confraternita dell'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, che rappresentano un'altra città Slow, Scandiano, provincia di Reggio Emilia. Adesso passeremo la parola a loro per saperne di più su questo straordinario prodotto. Ho sentito citare l'Ariosto, quindi abbiamo un ulteriore gemellaggio, perché la terra dell'Ariosto, del Boiardo in questo caso per quanto attiene a Scandiano, abbiamo un'ulteriore connessione Todi-Reggio Emilia e ritorno. L'aceto balsamico tradizionale che cos'è? Beh, come sapete noi qui, la filosofia di questa manifestazione Città Slow Dinner Music è quella proprio di unire le eccellenze. Abbiamo in sala il patron e inventor di Umbria Jazz, Pagnotta, che saluto e chiedo un applauso. Jazz, dalla tradizione della eccellenza musicale, avremo dopo di noi questo straordinario concerto con Rava e il suo gruppo, e abbiamo voluto portare proprio con orgoglio un pezzo di cultura materiale straordinario che è l'aceto balsamico. Nulla a che fare con gli aceti cosiddetti balsamici industriali che trovate ovunque. Vi racconterà il presidente, il conte Ugo Rangone, di questa straordinaria confraternita, un gruppo di cultori di questo prodotto, che non è un aceto, prima di tutto, fa parte anche legalmente di un'altra categoria, è un condimento, non si produce con l'aceto ma è con il mosto cotto, con un metodo lungo, molto slow, è un prodotto decisamente slow, almeno 12 anni dobbiamo aspettare prima di degustarlo, quindi più slow di così, scusate, e che viene dalla notte dei tempi. Le famiglie, prima nobili e poi
borghesi nella zona di Modena e di Reggio Emilia fondevano, univano il sangue, ma anche spesso e volentieri le batterie di aceto balsamico tradizionale. Buona cena a tutti alla scoperta di un menù tradizionale di Scandiano, città Slo, con questo straordinario prodotto che è un aroma, ed è un piacere che sia arrivato fino a noi. Grazie. Conte, a lei. Grazie, ma Olivi ti ha già detto tutto, ti ha raccontato che cos'è l'aceto balsamico, è stato là. Comunque noi come mai abbiamo costituito una confraternita dell'aceto balsamico? Sembrerebbe un po' una cosa strana. No, vuol dire siamo dei volontari, è una nostra associazione senza scopo di lucro che tende a difendere un prodotto che per sua natura ha bisogno di questa difesa, perché ha bisogno di tanto tempo per maturare e quindi deve essere un pochino sottratto alla industrializzazione. La cultura dell'aceto balsamico è una cultura antica e i nostri vecchi avevano tutto il tempo a disposizione per aspettare tante cose. Ecco, i nostri vecchi aspettavano da una generazione all'altra la maturazione di questo aceto. Noi aspettiamo un po' meno, però dobbiamo aspettare almeno 12 anni e questo vi dice che il prodotto esce completamente dalle possibilità economiche di un investimento industriale. Deve rimanere un prodotto da amatori. Stasera lo assaggerete in alcuni piatti, la signora Giovanna vi accenderà, Giacobazzi vi accenderà al suo impiego, sui vari piatti, e ne sentirete l'aroma. Magari se vi avvicinate al nostro tavolo ve lo facciamo anche assaggiare col cucchiaino, perché solo così si va in paradiso. Buona cena a tutti. Io la tengo corta perché voi non siete venuti qui per sentire e parlare, ma siete venuti qui per gustare. Ecco, l'aceto balsamico è qualcosa che va gustato e soprattutto va saputo usare. Quindi quando voi vi trovate in mano una bottiglietta che ha raccolto in sé i segreti, la pazienza, la perizia, l'amore, soprattutto di donne, perché di solito la cetaia veniva curata dalle donne e ancora oggi viene curata dalle donne, bisogna saperlo usare, non bisogna sprecarlo. Quindi sui cibi non bisogna mai metterne troppo né troppo poco. E soprattutto ricordatevi che non va cotto, qualche rara volta lo si fa, però la maggior parte delle ricette prevede l'uso e l'utilizzo dell'aceto balsamico intanto a gocce, non a quantitativi enormi, ma va a crudo. E se io lo voglio mettere su un risotto, per esempio, o su un piatto bello caldo, lo devo aspergere pochi minuti prima di toglierlo dal fuoco, magari chiuderlo un attimo con il coperchio per lasciarlo così, come è dato? Ecco, lasciarlo lì un attimo e poi dopo servirlo in tavola. Di aceti ce ne sono tanti, naturalmente i più giovani sono quelli che raggiungono tra i 12 anni e i 20 anni, poi ce ne sono di quelli maturi che sono lì da tantissimo tempo, chiaramente rincalzati, poi c'è tutto un procedimento per costruirlo, per crearlo, per affinarlo, che non sto qui a raccontarvi, però con le verdure crude si usa soprattutto un aceto giovane ed energico, con le verdure cotte di solito un aceto più maturo. Così con le carni dolci come coniglio, come pollo bianco, eccetera, si usa un aceto più energico, mentre invece l'aceto più vecchio e quindi più denso si usa sui filetti oppure sui frutti di bosco oppure anche sul gelato. Stasera vedrete che vi verrà servito il gelato Matilde, che è con alcune con un'aspersione leggera di aceto balsamico, e vedrete che è molto buono. Il cuoco, lo chef mi ha detto di dire qualcosa sul menù. Io vorrei magari lasciare parlare lui, però vi presenta
l'erbazzone reggiano. Che cos'è l'erbazzone reggiano? Sembra una grande... è il piatto con cui ho conquistato mio marito, cioè è una specie di torta salata, una chizza, ma è talmente buona che noi ce la mangiamo a colazione la mattina e poi anche nel pomeriggio come merenda, e poi ai bambini piace molto quando vanno a scuola portarsela dentro. E lo fanno i grandi ristoranti, quindi è un prodotto creato in casa anche dalle famiglie contadine, ma che è diventato una cosa che si mangia tranquillamente come antipasto anche nei ristoranti più raffinati. Come si fa? Si usano le erbette o spinaci o bietole, poi si cuociono rosolandole in un pochino di burro, di grasso di prosciutto, poi si aggiunge eventualmente un cioccolotto e poi molto formaggio parmigiano, due uova, una o due uova, e poi questo sarebbe l'impasto. E l'impasto lo si fa stendere naturalmente sotto due strati di pasta. Dopo che cosa abbiamo? Abbiamo i gnocchi di patate con crema di parmigiano reggiano, l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. La patata è adattissima con l'aceto, soprattutto un aceto balsamico anche abbastanza energico, perché già la patata è dolce di suo. Ricordatevi una cosa, non mettete l'aceto balsamico proprio su tutto, mettetelo sulle cose che fanno, sugli ingredienti che ne esaltano il sapore. Quindi mai troppo, ma mai neanche troppo poco, insomma saperlo usare nel modo giusto. Poi avremo i bocconcini di guanciale di vitellone, l'aceto balsamico con polenta. Ecco, anche qui, come per il filetto, è meglio un aceto maturo. Come voi sapete, il gusto dell'agrodolce è nato prima in Italia, poi in Francia, anche se i francesi se ne fanno un vanto, perché da noi, soprattutto nel Medioevo, si mangiava molta selvaggina, naturalmente nelle famiglie che se lo potevano permettere, i nobili, i ricchi, eccetera, e quindi utilizzavano delle salse, sempre diverse, dove mettevano insieme mosto cotto, agresto, oppure usavano l'agresto, oppure usavano per esempio dei prodotti come succo di agrumi, oppure succo di frutti selvatici, proprio per mettere insieme l'aspro e il dolce. Dopo avremo la torta Barozzi. La torta Barozzi è una torta modenese, squisita, particolare, mi dice che è stata fatta venire da Vignola. Ecco, perché la torta Barozzi ha questo, è stato brevettato il nome ed è stato brevettato anche la ricetta, per cui nessuno riesce a farla come la fanno a Vignola. Allora, Barozzi non è il nome del pasticciere, si chiamava Gollini ed era dell'Ottocento, però poi quando hanno festeggiato il centenario, i 400 anni della nascita di chi? Jacopo Barozzi, il Vignola, che voi conoscete bene perché mi pare che anche nella vostra meravigliosa e bramantesca Chiesa della Consolazione lui in qualche modo ci sia entrato, come anche nello stemma che c'è qui sul vostro palazzo vescovile, mi pare che fosse stato progettato dal Vignola, ecco, il Vignola, ecco, il seminario vescovile, il Vignola si chiamava Jacopo Barozzi, quindi hanno dato questo nome alla torta. E ancora oggi noi a casa, nelle nostre cucine, cerchiamo di vedere, di tirarla fuori, perché c'è il cioccolato, c'è, sembra del caffè, ci sono delle mandorle, uova, burro, però c'è qualcos'altro che non riusciamo a capire, se non altro nel procedimento oppure anche nella cottura, che ne so. Questa torta noi la metteremo insieme al gelato, perché si sposa molto bene, spruzzato con aceto balsamico. Noi quando lo facciamo mantecare, cioè usiamo il gelato e insieme le gocce di balsamico che si vengono mescolate insieme, e lo chiamiamo gelato di Matilde. Perché Matilde? Perché Matilde di Canossa, intanto il nostro stemma è quello di Matilde di Canossa, poi perché pare che la
l'aceto canossino, quello di Canossa, qui abbiamo un esponente che ha un acetaio stupendo a Canossa proprio. Quindi ecco, la nostra Matilde e il padre, soprattutto Bonifacio, aveva un aceto che era famosissimo nell'Europa del tempo, e tanto è vero che Enrico II, che passò dalla pianura padana per andare a Roma a farsi incoronare imperatore, chiese a questo suo vassallo, che era appunto il conte e marchese Bonifacio, di avere un pochino di quel famoso aceto balsamo splendido che curava le malattie, che era questo aceto. E lui cosa fece? Lo mandò in una botticella d'argento, sopra un carretto sempre d'argento, con dei buoi sempre d'argento. E questo dono fu graditissimo, dice Donizone, che è lo storiografo, quello che ha scritto di Matilde e della sua casata. Sì, e quindi noi proprio per questo abbiamo voluto che il nostro palio matildico si chiamasse palio di Matilde e regalasse un botticello d'argento al primo classificato. Quest'altro anno speriamo che lo vinca il nostro. Oh. Sì, qui. Grazie.